della punk band statunitense dei Ramones è in regione per una serie di appuntamenti che precedono l'atteso concerto che i Green Day daranno sabato sera in Piazza Unità a Trieste, una vera e propria cavalcata nella storia del punk. Rita Miccoli. Hey ho, let's go! Il grido di battaglia dei Ramones risuona nell'aula magna del liceo musicale Percotto di Udine. Lì gli studenti hanno accolto Marky Ramone, al secolo Mark Steven Bell, icona del punk rock delle origini, quello nato oltreoceano a New York all'inizio dei 70, prima della migrazione verso il Regno Unito e dell'estrema politicizzazione del movimento musicale con Sex Pistols e Clash. Oggi dunque nel capoluogo friulano la prima tappa dell'intensa settimana che lo storico batterista trascorrerà in regione. Marky Ramone, ha incontrato tantissimi giovani in questa scuola che studiano musica e che hanno dimostrato di apprezzare, anche se sono molto giovani, il punk e di conoscervi bene. It's wonderful. I apprezzo un sacco il fatto che loro apprezzino ancora il rock e dobbiamo aiutarli, non possiamo lasciarli. Marky Ramone sarà impegnato in un giro turistico della regione fino a venerdì sera, quando a Trieste, alla stazione marittima, sarà protagonista dell'evento tutto dedicato alla storia del punk che l'agenzia Turismo FVG ha organizzato per i Music and Live Events, appuntamenti che mirano ad attirare e a trattenere sul territorio regionale gli amanti della grande musica internazionale, offrendo i biglietti gratuiti a chi pernotta nelle strutture convenzionate. Musica che sabato sera sempre a Trieste vedrà i Green Days, ovvero il punk di oggi, protagonisti a Piazza Unità. E di tutt'altra musica.